Fatevi avanti, andate in biglietteria e passate le vostre vacanze di Natale facendo trekking in Lombardia. Grazie a Trenord, 1,50€, 2,20€, potrete fare un viaggio di 12 ore. È una manifestazione, quella di oggi, di Lega Ambiente, che serve per dimostrare la nostra protesta nei confronti della gestione pessima di Trenord e la nostra solidarietà totale nei confronti dei pendolari che hanno subito disagi per una settimana, cosa mai avvenuta nella storia ferroviaria. La peggior Caporetto ferroviaria l'abbiamo avuto grazie alla irresponsabilità della gestione di Trenord. Bisogna davvero colpire i colpevoli, davvero ridurre gli stipendi e soprattutto davvero, con i 676 milioni l'anno che Trenord si prende, migliorare la qualità dei servizi, perché questo è possibile, perché la Lombardia oggi non ha un servizio ferroviario europeo, nonostante quello che ci era stato raccontato. Oggi presentate un rapporto che dice? Che dice che in Italia si investe troppo poco per le ferrovie, che si investe troppo male, si gestiscono male le ferrovie, perché speculare di queste iniziative qua è il fatto che le risorse sono gestite malissimo, perché c'è poca concorrenza, tant'è vero che Trenord l'abbiamo chiamata un anno fa ammazza concorrenza.